Le tecniche di colorazione dei capelli si sono evolute e nel corso del tempo nuovi stili innovativi come il degradé hanno affiancato la tradizionale tinta orizzontale. Il mondo dell'hair styling sta andando nettamente in direzione della colorazione verticale. Io sono Vincenzo Passaro, hairstylist del Centro Degradé Joel, inventori del degradé. In questo video vi parlerò delle differenze tecniche tra il degradé Joel e la colorazione orizzontale. Prima dell'arrivo del degradé e delle altre tecniche di colorazione verticale, i parrucchieri lavoravano sulla chioma in senso orizzontale. Nello stile tradizionale si colora in orizzontale il 100% dei capelli e si utilizza una sola tonalità non tenendo conto del colore iniziale. Ecco l'effetto tipico di una colorazione orizzontale, in questo caso rossa. Nel degradé, per raggiungere una certa tonalità di colore, si tinge in verticale una percentuale di capelli che varia dal 10 al 40%. Oltre alla tonalità desiderata, si utilizzano anche altri due o tre nuance che si discostano da quella prescelta di qualche tono, più chiaro o più scuro, ma sempre tenendo conto del colore di partenza. L'applicazione del colore nel degradé si esegue colorando in senso verticale. Il colore non viene colato integralmente sui capelli, ma vengono selezionate solo determinate porzioni di capelli da colorare, in modo tale da ottenere un effetto sfumato e naturale. Come potete vedere dalla foto, il degradé si integra alla perfezione con la colorazione di partenza. Un'altra differenza tra colorazione orizzontale e degradé è la complessità di applicazione. La colorazione orizzontale ha la caratteristica di semplificare il lavoro ed è molto veloce come prima battuta. Il parrucchiere applica il colore su tutta la ricrescita per scurire, schiarire, modificare l'altezza di tono in modo semplice e veloce su tutti i capelli. Il degradé Joel invece ha un tempo di applicazione più lento e una complessità di esecuzione maggiore rispetto alla colorazione orizzontale. Questa complessità permette di controllare meglio gli inevitabili cambiamenti che nel tempo si presentano dopo aver applicato un colore. Per esempio, quando si tenta di scurire un colore orizzontale, dovendo applicare su tutta la massa dei capelli un colore più scuro, le difficoltà sono altissime. Non sempre la ripigmentazione con il rosso arancio riesce a frenare i pigmenti freddi presenti nel colore che applichiamo. Di conseguenza, non è possibile ottenere un controllo adeguato su tutta la soluzione tecnica che dobbiamo attuare per scurire, anche se leggermente, una chioma. Ma qual è la tecnica di colorazione che permette di mantenere il capello più sano? Le tecniche di colorazione orizzontale si basano sull'impiego di prodotti chimici a base di ammoniaca. L'ammoniaca si usa per decolorare i capelli e creare una base di colore uniforme, per poi applicare il colore su tutta la chioma. Il degradé Joel, invece, ricorre all'applicazione di diverse tipologie di prodotti. Colorazioni semipermanenti, prive di ammoniaca. Colorazioni permanenti, per capelli e schiarenti. Tutti impiegati sulla stessa testa, in porzioni di capelli diverse. Il degradé Joel invece ricorre all'applicazione di diverse tipologie di prodotti. Colorazioni semipermanenti, prive di ammoniaca, colorazioni permanenti per capelli e schiarenti, tutti impiegati sulla stessa testa, in porzioni di capelli diverse. Utilizzando una grande quantità di prodotti chimici, la colorazione orizzontale non è particolarmente indicata per chi ha capelli fragili e già stressati da precedenti colorazioni. Un utilizzo eccessivo di ammoniaca può indebolire la chioma. Aprendo le squame dei capelli, annulla il pigmento naturale, togliendo insieme al suo colore originale anche tutto ciò che protegge i capelli. La colorazione orizzontale accentua la tua ricrescita sin dalle prime settimane dopo la tinta. Richiede quindi molte lavorazioni per coprirla e comporta una notevole sofferenza per il capello, che un po' alla volta perderà tutta la sua naturale brillantezza e lucidità. Lavorando ogni mese sulla ricrescita si sovraccaricano i capelli vicini già tinti in precedenza. Per rimediare a questo errore, la cliente è costretta a un ulteriore processo di pulizia del colore tramite decolorante chimico. Al contrario, lavorando per accostamento, il degradé non si accanisce mai sulla stessa ciocca e usa prodotti specifici pensati appositamente per non danneggiare i capelli in fase di colorazione. Inoltre, l'applicazione verticale del colore mitica sensibilmente l'effetto ricrescita, valorizzandola come parte integrale della colorazione. Guardate che belli!
In questo modo non è necessario presentarsi tutti i mesi in salone per ripetere una colorazione integrale e coprire la ricrescita. Il degradé si mantiene in tutto il suo splendore per almeno 3 mesi e si nota ancora bene a distanza di 6. I capelli, salvati dallo stress delle frequenti e pesanti lavorazioni tradizionali, ringraziano. Il degradé e la colorazione orizzontale sono le uniche due tecniche a potersi veramente definire complete, cioè capaci di effettuare una transizione da un colore all'altro in un unico servizio in salone. A parte questa caratteristica comune, però, rimangono due stili agli antipodi, e non solo per la direzione del pennello in fase di colorazione. Il degradé ha liberato le clienti dei saloni dall'ansia della ricrescita, accogliendo sia i capelli bianchi che il colore naturale della chioma. Quale scegliere allora? Senza dubbio quella più sana, durevole e rispettosa della natura dei capelli, il degradé Joël. Se non l'hai già fatto, vieni subito a provarlo in uno dei saloni Centro Degradé Joël. Siamo in tutta Italia, a presto!